Ciao, sono il dottor Alexandre Amato, chirurgo vascolare dell'Istituto Amato e oggi parlerò del questionario sull'lipedema sintomatico. Abbiamo pubblicato una ricerca scientifica, un lavoro che considero una pietra miliare nella ricerca sull'lipedema in Brasile e anche nella cura dell'lipedema. È un questionario che può essere pubblicato apertamente, può essere usato da chiunque stia trattando pazienti con lipedema. L'idea del questionario è trasformare un'informazione soggettiva che sono i sintomi lamentati dalla paziente. Quindi questioni di dolore, quantità di lividi, fastidio, peso, estetica, trasformare tutto questo in qualcosa di misurabile. Perché dopotutto è stato detto da William Thompson che ciò che non si può misurare non si può migliorare. Quindi, quando lavoravamo con qualcosa di soggettivo, come una domanda, sei migliorata? Questo può essere influenzato da vari fattori esterni. Quindi, quando trasformiamo questo in un questionario obiettivo, possiamo valutare esattamente come sta la paziente quel giorno. Ora, il lipedema ha un aspetto ciclico dei sintomi della malattia, quindi fasi di peggioramento, fasi di miglioramento, e questo aspetto ciclico diventa molto evidente quando facciamo il questionario in modo seriale. È molto importante capire che questo questionario non serve per la diagnosi dell'lipedema, serve invece per valutare sia l'evoluzione che la progressione, il miglioramento o il peggioramento di una paziente con se stessa. Quindi non ha senso confrontare un questionario con un'altra paziente e dire «Ah, questa ha dato di più, questa ha dato di meno», non è questo. L'obiettivo di questo questionario, appunto l'obiettivo è compila questo questionario in una prima valutazione. Inizia il trattamento mosco-clinico, il trattamento chirurgico e compiliamo il questionario in modo seriale in essere altri momenti per valutare se c'è un miglioramento, no, o un peggioramento di questi sintomi. Quindi la grande importanza di questo questionario che è stato pubblicato e può essere usato da tutti è un punto di riferimento dove possiamo davvero valutare se la paziente sta o no progredendo e migliorando con il trattamento e per quanto possa sembrare strano. L'idea è davvero rispondere allo stesso questionario in vari momenti per valutare questo cambiamento. Con se stessa, ti è piaciuto il nostro video? Iscriviti al nostro canale, condividi e alla prossima!